Buongiorno a tutti, oggi finalmente è Natale. Finalmente dice, perché aspettare Natale? Boh, soprattutto per scartare i miei amati regali che mi sono fatto da solo, per sì, per forza, perché regalare libri a qualcuno che legge è la cosa più difficile del mondo, quindi ho sparso voce, ho detto raga, non mi regalate libri perché me li regalo da solo, così so per certo che mi piacerà. 25 dicembre 2019, quante cose sono successe dal 25 dicembre del 2018? Un sacco di roba è successo. E il mio stato d'animo attuale è tipo questo. Ecco, adesso sono più o meno così. Sperando invece di diventare nel 2020 così, ma no così di faccia, così di fama e di soldi. Allora, detto questo, possiamo scartare, posso scartare, sono sempre da solo, qui i miei regaletti qua insieme a voi. Quale scartiamo? Questo o questo? Non si sa. Scartiamo prima questo più grande. Un romanzo. No, non è vero, non è un romanzo. Che cos'è secondo voi? Non ve lo dico, mo lo scarto e non ve lo faccio vedere. Allora, è questo? Okay, sì, è questo. No, perché ci hanno fatto 30 pacchetti. Allora, iniziamo a scartare questa carta. Scartare la carta. Oh, boh, che bello, il libro che mi serviva. Questo dovrebbe essere la reazione a tutte le persone a cui vengono regalati i libri. No, oh, che bello. E poi lo vai a cambiare. No, il libro perfetto, il libro giusto. Chiedete quale libro. Che te devo fare? È la domanda. Allora, Jack Canfield. I principi del successo, nuova edizione rinnovata e ampliata, come arrivare da dove sei a dove puoi essere. Sto tizio bello così, appoggiato su una lettera, bello, bello, mi piace, 600, pa, porca troia, 5,92, costa un botto, tipo 28 euro. E un bel mattone sulla crescita personale, sui principi del successo, una figata tremenda, non vedo l'ora di iniziare, guarda che bella faccetta. Il caro amico mio Jack, che figata, bravo, bravo mio piccolo Jack. Adesso passiamo al secondo regalo. Mi piace scartare cose che mi regalo solo. Allora, perché poi ogni regalo che mi faccio ha una motivazione. Magari, che non so, ho passato un periodo di merda al lavoro, oppure ho fatto. Quindi io, sai, per ritirarmi un po' su di morale, mi regalo un libro. Adesso invece scarteremo questo regalo. Io non mi ricordo neanche più che libro è. Napoleon Hill, il successo dipende da te, è vero, sì, non avevo scordato, mi ho regalato questo libro. Quanto costa? Mi sembra 19 euro. Eppure questo, insomma, il nostro caro amico Napoleon Hill è un tizio abbastanza conosciuto all'interno della comunità della crescita personale. Il successo dipende da te. E uno dice grazie, da chi te la dipende? Non è proprio scontato. All'interno, lo sai che allora, la crescita personale, molte persone non hanno capito che in realtà ruota sempre attorno a pochissimi principi, a pochissime frasi. Cioè, le frasi, il successo dipende da te, svegli dalla mattina, inizi a fare, agisci, concentrati, focus, sono sempre le solite cose. Però non so perché noi amanti della crescita personale abbiamo dei problemi mentali che ci piace che ce lo dicano in continuazione. Dicevo, ce lo dicono in continuazione, è bello sentirsi dire le stesse identiche cose e non applicarle. No, sto scherzando, alcune cose se le applicano, altre cose no. Questi sono i miei due regali di Natale che mi sono fatto. Sono un sacco contento perché appunto ho ricevuto da Babbo Natale i libri che cercavo e che mi piacciono. RJ si sta quasi svegliando, no? Si è rimesso giù, perfetto. Ragazzi, io vi abbraccio tutti quanti, siamo quasi 3.000 cristiani sul canale, non sono tantissimi però. Mi piacete perché interagite, state simpatici e fate un sacco di bei commenti. Ragazzi, che ben ritrovati, buon Natale, volevo dire, invece stavo dicendo ben Natale a tutti, 2019 quasi 2020, che cazzo, c'ho una paura tremenda del 2020, non lo so, perché le cifre tonde fanno un po' paura. Speriamo bene, guarda, come tipo perdo una gamba. Vi voglio bene, ci vediamo alla prossima recensione, al prossimo video, volevo mettere un po' più di lucette, un po' più di cose, effetti speciali, ma io non so se sono capace, poi ci provo, ma sicuramente non sono capace. Ragazzi, io bevo un sacco del bene, mi mangerò presto i biscottini che ha fatto mia madre al cioccolato, così divento una palla grossa, così faccio le recensioni, mi metto seduto e chi si è visto si è visto. Ci vediamo al prossimo video, alla prossima recensione, non so se pubblicherò qualcosa prima del 2020, io ho paura dei nuovi anni, non lo so perché sono tutto eccitato, tutto teso, come se dovesse succedere chissà che cosa, poi ti svegli e è sempre la stessa vita, sempre la stessa casa, cioè non cambia un cazzo, però sta cosa che è primo gennaio poi mi fomento troppo. Quindi, con la mia agitazione vi saluto, vi voglio bene, ci vediamo la prossima volta, non so quando è, se stanno nel prossimo. Ciao!